voi scoprite la storia che ci state proprio lavorando dentro. Perché ho fatto una caccia al tesoro al posto che fare un altro libretto con dentro le curiosità di Piazza San Marco? Perché questo è quello che io avrei potuto fare, cioè è questo quello con cui io mando avanti l'economia del mio canale, cioè scrivere delle storie, raccontarvele in un video e poi metterle in un libro che viene acquistato e quegli acquisti sostengono il mio lavoro, la mia ennesima ricerca, il mio stare a Venezia come cittadino, ma soprattutto il continuare a raccontarla. Però ho voluto provare un nuovo meccanismo e la caccia al tesoro, e questo libretto è quello che vi verrà dato in mano quando verrete a farvi la caccia al tesoro con noi in Piazza San Marco il 27 di luglio, è questo, cioè un modo diverso per fruire della ricerca che il viaggio di scoperta fa, non più seduti sul water la mattina a guardare i miei video passivamente, ma fruendone attivamente, cioè voi scoprite la storia che ci state proprio lavorando dentro, cioè i dettagli della piazza, vi verrà detto dovete cercare uno specifico dettaglio e quando lo troverete quel dettaglio vi verrà raccontato, è molto più forte che dire la facciata della Basilica di San Marco, capito? Questo fa sì che le idee e la storia della città si radichino nella nostra testa e se noi vogliamo tenere in piedi questa città bisogna tenere in piedi l'idea che l'ha costruita e la ricerca del Codex Marciani è questa cosa qui, cioè il libro su cui è scritta tutta la saggezza che ha costruito la città di Venezia. Questa è la nostra caccia al tesoro. Avete domande? Scrivetecele e sarò felice con Alice di rispondervi.